E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel video Mods and News, solito appuntamento per vedere cosa è uscito, cosa dovrebbe uscire o comunque fare il punto della situazione sulle novità di farming. Per restare sempre aggiornati iscrivetevi e se volete che tutto questo continui al meglio ovviamente offritemi un caffè, abbonatevi, ci sono un sacco di vantaggi per voi. Ma detto questo iniziamo. Prima mod che merita di essere vista, che tra l'altro fatalità, l'ho utilizzata, l'ho preparata in una serie, nemmeno ho finito di usarla che l'hanno aggiornata. Comunque vabbè, hanno fissato alcune cose. Si tratta della mod delle fatture. Vi anticipo, la vedrete all'opera nella serie Galgenberg. Praticamente fatturerò da una farm all'altra. Cosa fa? Serve per il multiplayer. Fate una lista di lavori che avete fatto per qualcun altro, c'è un prezzo a ettaro, un prezzo a ora, dipende, inserite vari valori, fa la lista, è abbastanza semplice, però nel suo micromondo è molto particolare, quindi io la consiglio, purtroppo è solo per PC e ovviamente è proprio intesa per il multiplayer. E qui una rassegna di mod utili, inteso appunto come le mod che vi aiutano un po' nel vostro lavorare in farm, la Time Saving Stock Check, non l'ho approfondita, però in pratica vi dice che va a vedere quando è il momento migliore di vendere, dove vendere i vostri prodotti, tutti i vostri prodotti, quindi va a migliorare un po' il discorso organizzativo e magazzino, se così vogliamo dire. Start from zero, partite con nulla, però non mi sembra sinceramente un qualcosa di così importante. Colori per le imballatrici, questo è già più importante perché è praticamente la super forza per i pallet della Platinum Extension. E soprattutto è importante perché penso sia l'unica maniera per gli amici da console di poter sollevare cose che magari ogni tanto si incastrano, non sappiamo come va a finire, quindi è l'unica maniera per avere una super forza su console. Non è l'unico, ricordatevi quando vedete il cameriere con al posto del vassoio un pallet o una balla eccetera, sono tutte quelle mod dello stesso autore che appunto per console vi permettono di spostare cose pesanti. Varie cosette di Dmod Passion che aggiunge delle feature ai pallet, Zod del Zoct che era molto presente nel 19 anche adesso, con placebo, le produzioni varie, anche qua varie produzioni però sono diciamo abbastanza particolari, non so se ne vale la pena, insomma sono cose che vanno, come dire, a poche persone, magari non sono tutti interessati a determinate produzioni. L'amico JM Garcia con Los Antonios ha fatto un update, quello da PC, dovrebbe esistere anche la versione da console se non erro. Come qua lo spazzolone di Creative Mesh hanno fatto degli update, hanno fixato alcune cose. Mod straconsigliata e vedete l'hanno aggiornata sia per PC che per console. I vari prefab, qua prendo per esempio appunto Navite, classe di resistenza 8.8 di TX3D, i prefab, che l'ho detto, praticamente lo dico sempre in questi video e l'ho detto un miliardo di volte ancora in altri video e tuttora mi arrivano richieste, ma come perché non trovo i prefab quando li scarico? Vanno inseriti con Giant Editor, se non so più se devo fare un cartello luminoso, devo fare una mod che si installa nel gioco, la installate, con scritto che i prefab non sono mod da scaricare. Stessa cosa per gli altri, insegne luminose per le case, numeri, non so, house number, sì, i numeri civici immagino, illuminati, le targhe, ecco, sono tutte cose da mettere con Giant Editors. Placebo, le produzioni. Questo mi aveva un po' colpito perché è un essiccatore, se non erro. È marchiato, vabbè, Lizard, pazienza, però sembra carino, interessante, e di noti autori, bravi autori, e soprattutto anche per console. Quindi direi che potrebbe interessare a molti. Quindi una scaricata, una provata potrebbe essere che, come dire, gliela si potrebbe dare. Rimorchi con l'autoload, che se non erro necessitano di una mod aggiuntiva a parte, però comunque si riesce a fare dell'autoload. Masse, non masse, la Kun VB3190 di chi? Di Ford Modding, molto carina, molto interessante, necessita dell'addon di Mod Passion. Chi vuole lavorare diciamo più nello specifico con le imballatrici, sappiate che esistono appunto questi discorsi che dovete star lì a aggiungere la rete, insomma dovete magari, come dire, far, non dico della manutenzione, però comunque c'è da lavorarci dietro un po', insomma, ecco. E c'è anche la versione, però ovviamente manca il fattore, come vedete,
dell'add-on di prima, però almeno questa l'avete comunque anche su console. Quindi ha pensato a tutti. Varia attrezzatura, mi soffermerei un attimo, si sono coltivatori di diverso genere, voltafieno, e il Quivogn, spero sia corretto, è un attrezzo che avevamo già incontrato, se non erro, almeno come marchio, da mettere appunto avanti al trattore per coltivare, per poi passare con magari una seminatrice combinata, quindi si riescono a fare belle combinazioni. Questo ovviamente mi ha colpito, perché se volete far farm veramente, come dire, anteguerra, qua potete benissimo prendere queste seminatrici, solo PC purtroppo, però insomma sappiate che qualcosa c'è. Hoffi, che è un gran autore, un caro amico, ha portato un piccolo trasporto a tutto, diciamo un piccolo pianaletto Fliegel 3 punti, che vabbè è un attrezzo piccolino, come dire, che può magari servire a poco, cioè poco insomma è relativo il poco, però quando uno necessita una cosa del genere ben venga, vuol dire che c'è quella mod lì. Qua un rimorchietto per la legna fatto a mano, nel senso non a marchio, è un qualcosa di autocostruito. Una Rosselmash Argus 870, praticamente adesso non so quante file siano, lo dice, no, va per larghezza di lavoro, però insomma capite che dai, siamo penso su 2, 4, sì, 8, 10 file, quel che è, insomma, PC e console può tornare utile. Sto già guardando questo, che di per sé è utile, e di per sé secondo me ha fatto una piccola cosa un po' particolare. Diciamo che il due assi col cassone piccolo 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 lascia il tempo che trova, però il pianale per il quattro assi della Volvo, della Platinum, è molto interessante, quindi avete un cassone diciamo con sponde apribili, quindi questo è molto interessante. PC e console, ovviamente è un Lizard, ma pazienza. E se siete su PC ovviamente vedete che dice ha anche la funzione dell'interactive control, quindi insomma una, non direi ottima mod, ma ben fatta, discreta. Qua invece salterei un pochino, perché il trattore qua da pulling non interessa niente, la moto interessa poco, già il quad qualcosina potrebbe tornare utile, però vabbè. Lizard questo non l'ho visto, ma penso sia appunto una specie di L200 formato anche polizia, federali eccetera, quindi vabbè. Mappa Neverland PC e console, con uno sbocco sul mare, sembra onesta, pochi campi, ben rettangolari, non ne vedo uno, come dire, irregolare. Pazienza, dipende se vi piace come ambientazione, altrimenti lasciate perdere. Qua ci sono vari update, quindi significa che sono cose che magari abbiamo visto, comunque sono cose antecedenti ai video di aggiornamento, vedete voi insomma se vale la pena dare un'occhiata a questi aggiornamenti. Passiamo piuttosto ad altro, perché qua vabbè ancora un aggiornamento. Poi hanno fatto una realistic milking time, praticamente le vacche vengono munte diciamo al mattino e la notte alle 6, quindi probabilmente alle 6 due volte, quindi sì, infatti ora sono arrivate le screenshot con un po' di ritardo, vi fa vedere che alle 18.01, alle 6.01, quindi dice che appunto voi collezionerete, insomma raccoglierete questo latte solo in questi due momenti. Qua vi fa anche il passaggio 17.59 milk e 0, 18.01 milk 3.240, quel che è, quindi potrebbe essere interessante. Come no, Black Sheep Modding, che ci dà una piccola stazione di lavaggio, ce ne sono diverse, questa è una fra le tante, carina, interessante, con il suo serbatoio dell'acqua, con la steel dentro per lavare, che l'aveva già portata, con tanto di piazzaletto, griglia per raccolta, reflui, PC console, quindi insomma ci può stare. Qua vediamo un po' di trattori, un po' di attrezzi, un po' di cose. Poly Design, Kaweco Radium 45 PC console, può essere interessante, bello il discorso della sverniciatura interna, quindi ha lavorato bene sul discorso anche texture. Da Agrar Modding, un crone che potete appunto usare, vabbè, sia col camion, per quelle farm un po' diciamo tedesche che vanno col camion, trattore stradale intendo, oppure al suo dolly lo trainate tranquillamente, quindi insomma ben venga PC e console anche questo.
Lizard qua, vabbè, ha messo mano probabilmente al Burer più o meno, quindi ok. Gem Z con Massive Ferguson 6S, probabilmente alcune modifiche, alcune edit PC e console, può essere interessante anche l'Interactive Control adattato per la GPS, quindi se qualcuno è amante magari di quel trattore, ecco, le edit secondo me hanno sempre senso. Se uno adora un tal marchio o magari il tal modello, c'è una bella edit, ha senso scaricarlo, altrimenti con tutti quelli che ci sono in gioco non so se ha senso. Ha molto senso invece scaricare questo Valtra XM130 XM150. Guardate la particolarità, è snodato, cari miei ragazzi. Può tornare utile appunto in queste situazioni di sfalcio. Mi viene in mente il Sintra, che tra l'altro lui aveva i moduli davanti del tre punti che roteavano anche quelli, quindi riuscite a fare delle belle curve, delle belle lavorazioni. L'autore è molto bravo, è abbastanza, come dire, fissato direi con i Valtra, ma ci sta, oltre a altri attrezzi che magari vedremo un domani, però i Valtra che arrivano su Modab di solito sono suoi, quindi come dire, ci sta. Forest Challenge PC e console, una mappa che praticamente potrebbe essere la mappa del nono Nixo. Partite qua, mi hanno teletrasportato lì, non avete nulla, dovete solo disboscare. Forse un po' troppo, forse un po' troppo esagerata come cosa, però dai. Prefab l'abbiamo visto prima il discorso, alcuni aggiornamenti di alcune mod utili per il gameplay, altre banalmente aggiornamenti di mod già viste, l'Orkel l'abbiamo visto anche nelle varie serie, la Durante lo conoscete. Suoni da aggiornare sempre con Giant Editors per varie trince. In più finiamo appunto con il Megaing RM180, un piccolo, vedete qua va addirittura a far, come dire, va sul mais, insomma è un piccolo trinciastocchi, purtroppo è solo per PC. Qua invece abbiamo un altro marchio, Panex, che non credo di aver mai sentito, un piccolo coltivatore, anzi no scusate, Power Auros, significa, scusate ho visto il rullo ma in realtà appunto è un nerpice a dischi, che necessita di 55 cavalli, quindi qua forse anche sovrapotenziato, magari qualche duno catratori un po' più piccoli che magari cercavano qualcosina, potrebbe tornare utile, purtroppo anche quello solo PC. Brubusk Agromac MJT3, una piccola botte carina per carriere sempre Est Europa, purtroppo solo PC, abbiamo concluso un po' male per gli amici da console in questo momento, ma qua almeno col class volto 60 di Agra Design Austria, che portano veramente belle mod, specialmente per finagione, class e cose simili, anzi andiamo a vedere un attimo, guardate per ambiente alpino, secondo me se uno si scarica, per esempio dovesse uscire la Valken, scaricate tutte le mod che fa Agrar Design Austria, infatti fa mod che sono praticamente loro, aprono la finestra, probabilmente vedono questi attrezzi, questi mezzi e ve li rilasciano, quindi qua andate sul sicuro, se vi serve sapete insomma che sono veramente veramente bravi. Adesso io ho perso la paginata del Modab, quindi torniamo con latest, ok. Ecco, e quindi concluderei appunto con il Volto 60 di Agra Design Austria, che è anche appunto per console. Le novità di Farming Simulator sono sempre quelle, la novità dell'uscita di Farming Simulator 23 per Nintendo Switch e per i dispositivi mobili, inteso smartphone e tablet. Nuovamente dall'1 al 2 luglio ci sarà il FarmCon 23, quindi fra un mesetto, e questo comporta anche l'uscita, qualche leak magari di novità, di news da parte di Farming, alcune ovviamente saranno rilasciate, come dire, ufficialmente, altre magari sfuggiranno un po', si vedrà qualcosa, si inizierà a fantasticare sui prossimi DLC, non su Farming prossimo, non credo, penso sia ancora troppo presto. La lista delle mod è aggiornata al 26 di maggio, e più che altro, più che soffermarmi su cosa esce e cosa non esce, perché alcune cose magari sono già uscite, quindi capite che la lista è sempre un po' più indietro, vi vorrei continuamente ricordare che è più importante quello, perché continuano ad arrivarmi domande di gente o affermazioni che non vedo più in lista la tal mod. Vi ho detto che se non la vedete più dal giorno alla notte significa che o sta per uscire, quindi manca ancora uno o due giorni al massimo, oppure ha passato i test per PC e magari poi la ritroverete sotto con anche tutta la sfilza praticamente console, e quindi ci vorrà ancora un po' perché esca, oppure nel peggior dei casi se non la vedete più è perché è ritornata indietro per fissare delle cose, quindi magari si ritarda ovviamente la data di uscita, ma se qua è approdata, a meno che il modder poi non decida di non farla più uscire perché è stufo magari di sistemare delle cose, che comunque se deve sistemarle
significa che qualcosa che non va c'è. E allora poi la ritroverete. Anche qua alcune piccole cose, vi dice questa è chiamata testing per una ragione, e bene o male quello che c'è scritto qua è quello che vi ho spiegato, quindi non prendetela come oro colato, prendetela più che altro come oddio, magari un giorno uscirà, che ne so, ad esempio qualcosa che conosco, aspettiamoci un Massey Ferguson il 3007, la serie L, PC e console. Dovrebbe arrivare, ecco, vedetelo in questa maniera, con questa tranquillità, perché sennò altrimenti è inutile mostrarla se uno poi, come dire, ci muore sopra e diventa fonte di agitazione, di ansia, che, perché magari non sa nemmeno come funziona questa lista, quindi quello è ancora il peggio, ecco. Land of Italy, Edomod e Succat Farmer, che dire... Immagini fresche, la casa praticamente di partenza, la vostra, sarà la vostra nuova dimora, ricordatevi di tirar dentro i panni se piove, insomma, come dico sempre, qua sembra di andare al museo e vedere delle opere, dei quadretti, di quei quadretti che sono in tiratura limitata che uno dovrebbe avere, quindi non dico altro, veramente un capolavoro, attendiamo appunto l'uscita, ricordo solamente per... ancora gli indecisi e i non convinti, sarà per PC ovviamente, ma sarà anche per console, quindi attenzione che ha pensato a tutti. Deus Vault, che è un autore diciamo emergente che ritroveremo presto, immaginatevi in che video, che vi mostra praticamente che sta lavorando a questa, chiamiamola trincia, in realtà è più una raccogli erba, diciamo, come anche AAA Modding aveva portato la Forsyth, eccetera. Fa delle belle mod, dei bei lavori, è concentrato sulle trebbie, finora, almeno al momento in cui sto registrando, ha pubblicato 3-4 mod di trebbie, eccetera. Fa di bei lavori, quindi ve lo consiglio, iniziate a, come dire, a macinare il suo nome, a vedere i suoi lavori che merita. Avevamo visto Custom Modding con il Cat Challenger ed ecco che qua ci mostra ancora, ci vuol far del male, ci fa vedere questi render dell'MT-865 con tanto di motore. Sapete che non sono un mega appassionato di cose che magari si vedono, si intravedono, non hanno tanto senso, nel senso che se sta a spendere ore e ore e ore per fare il motore, tanto per aprire il cofano, insomma lascia il tempo che trova, non sono di quel partito lì, diciamo, che uno deve andare a spendere troppo per parti non in vista, però se uno è bravo, se fa presto, se poi il risultato è questo, insomma vabbè. Ben venga, comunque è ovvio che è bene secondo me spendere in qualcos'altro, però ognuno è libero, ci mancherebbe di fare quello che desidera e se il risultato poi si vede ed è tangibile, ripeto, ben venga. Piccolo viaggetto fra gli amici di HR Forst und Farzoibau. Di cosa si tratta? Di cos'è questa cosa? L'avevo vista su Modab, ma di un altro autore, il caro Pietro, che è il mio referente delle mod per console, mi ha detto: ma hai fatto tra virgolette apposta a saltarlo o ti è scappato? Lì al momento sì, devo dire la verità che è un misto delle cose, l'avevo un po' saltato, un po' dico mi sembra una cosa non realistica, però poi l'ho visto da HR Forst und Farzoibau e tra l'altro l'ho visto anche nella realtà, quindi praticamente è un pareggia tronchi, voi mettete giù una pila di tronchi, in questo caso a 5 metri, significa che li avete da 5, però può essere che nel totale della larghezza magari uno diciamo esce un po' di 20-30 cm da una parte, uno magari anche più di uno, altri pure, insomma sono tutti non pareggiati, ovvio che devono essere più o meno, come dire, centrati, però in questo caso capite i tronchi li mandate qua con una mega pinzone, quindi portate lì un bel un pienone di tronchi, queste chiudono, diventano perpendicolari con il terreno e quindi vanno a pareggiare, quindi poi avrete tutti i tronchi perfettamente allineati se ovviamente sono perfettamente lunghi 5 metri, ecco, li ha fatti per diverse lunghezze, molto molto interessante, in questo caso appena uscirà la proverò ben volentieri. E detto questo siamo giunti alla fine di questo episodio, spero sia stato ricco e interessante come sempre. Vi ricordo che se volete acquistare copie del gioco, DLC, eccetera, c'è il mio codice partner Nico87, potete supportare il canale poi con un like, un'iscrizione, un abbonamento, i vantaggi sono veramente tanti per voi, credetemi, c'è un grosso archivio dietro di cose che potreste avere o a cose con cui potreste partecipare ed imparare cose nuove. Vabbè, detto questo, appunto, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!